undicesima edizione di ballo. Questa è un'edizione molto particolare. Noi non ci vediamo dal 23 febbraio e il giorno dopo nel Veneto lockdown, quindi qui con qualche giorno di ritardo. Che cosa si riprova a ritornare sul palco dopo tanti mesi di assenza? Beh, è una grande commozione, è una grande emozione, perché siamo stati chiusi, fermi, e questo spettacolo raccoglie proprio questo desiderio di ritornare a vivere. E ritornare nella sua dimensione reale, che è quello della musica popolare, che si deve fare insieme, anche con tutte le difficoltà che ci sono oggi nel poter per esempio cantare in coro. Non possiamo più cantare come era prima, per cui abbiamo dovuto trovare un escamotage, ma che ha un valore simbolico, perché non possiamo vivere la musica, l'esperienza del canto popolare, senza un gruppo composto, vario, articolato. Per cui anche con le dovute cautele, ma dobbiamo per forza cantare insieme. Cantare insieme e ballare, anche grazie a Francesca Trenta. E stasera ci sono anche due personaggi particolari. Sì. Baffone e Orlando, è il cavaliere senza cavallo e il suo scudiero Baffone, che governano le danze, come nell'immaginario popolare, al lato partecipano alla festa e fanno parte di questo immaginario del mondo fantastico, quello che appunto veniva rappresentato nelle storie dei paladini, dei pupi, però ovviamente sono grandi, perché sono in questo momento, hanno un valore di grande significato, perché sono la volontà di mantenere la storia in una dimensione di contemporaneità. Altro ospite speciale è Davide Rondoni, che ci allieterà con una sua poesia, che inizia dicendo appunto che l'uomo è un essere danzante, ma spesso non sa perché lo fa. Questo è il valore anche dello spettacolo, tornare all'essenzialità, come dicevo prima, che per noi significa l'orchestra, la musica popolare, però tutto deve esserci dentro la dimensione della poesia, perché altrimenti non funziona niente, e quindi la poesia ci aiuta sempre in questo caso. Termina sempre la poesia di Davide dicendo che dopo l'uomo spicca il volo. Quale sarà il volo adesso per l'uomo, soprattutto nei tempi in cui che stiamo vivendo? Deve tornare ad una dimensione di naturalezza, di natura, e la musica popolare ci può aiutare a riconquistare quel senso di semplicità che abbiamo perso. Il Covid, il virus ci ha obbligato a stare fermi e ci ha anche obbligato a ripensare il nostro futuro. Io mi auguro che il futuro sia fatto di cose vere, nel caso specifico no di musica di plastica come quella che abbiamo attorno. Sono perfettamente d'accordo, tanti gli appuntamenti che la vedono adesso protagonista, tra i quali, se non mi sbaglio, a fine mese a Comacchio. Sì, presentiamo questo lavoro importante che abbiamo fatto, un disco, dopo 3-4 anni di lavoro in questa comunità, dove attraverso l'esperienza di ricerca abbiamo rivitalizzato tutta la comunità, e ora si ritrova una comunità che sa cantare, che sa raccontare le proprie storie. Benissimo, allora noi continuiamo a seguirla sempre, anche i nostri amici di HTO continuano a seguirla e la continueranno a seguirla assolutamente, quello sicuramente sì, e per tutti gli altri appuntamenti basta andare sul suo sito. Grazie. E quindi saremo sempre aggiornati. Grazie di tutto. Arrivederci e grazie a tutti, buona serata.